Non è il massimo parlare di mercato proprio mentre si cominciano a giocare i playoff, ma una delle conseguenze del Covid sul calcio è proprio questa, ovvero imbastire trattative quando ancora si devono giocare partite cruciali per la stagione, vedere lo scambio Artur Pjanic tra Juventus e Barcellona che sono addirittura in lotta per campionato e Champions League. E così anche in casa Avellino ci si ritrova costretti a toccare il tema mercato a ridosso del primo turno playoff. Il perché è presto detto la colpa, tra virgolette, ed è gioielli che il club Bianco Verde si ritrova in casa, ovvero Parisi di Paolo Antonio e Charpentier. Per il terzino di Serino fu chiaro ai nostri microfoni qualche tempo fa l'agente Mario Giuffredi. In C non può stare, si ritroverà con l'Avellino magari, ma in un'altra categoria. Parole che sapevano assolutamente di addio, con i lupi che almeno potrebbero guadagnare un bel tesoretto. Sul forte mancino classe 2000 c'è l'interesse di Salernitana, Virtus e soprattutto Empoli con i toscani che nelle ultime ore potrebbero essere una buona soluzione per la crescita di Parisi, Senza dimenticare che Mario Giuffredi in Toscana ha sempre avuto buoni rapporti. Per Charpentier è sempre lì l'offerta del Genoa, bisogna solamente chiudere. Mentre per Di Paolo Antonio sono stati avviati i discorsi per il rinnovo con l'agente Federico Andrenacci. Per il regista le offerte non mancano, bisognerà capire se anche quest'anno per il 28enne la priorità sarà l'Avellino.